Buon pomeriggio, eccoci arrivati a questo terzo appuntamento del nostro ESG Talk BlackRock Incontra. In questo momento incontreremo Fideuram, abbiamo qua con noi Luca Giorgi, Head of iShares and Wealth Italy BlackRock e Davide Elli, CEO Multimanager e Alternative Investment di Fideuram Investimenti SGR. Ecco, anche come nei talk precedenti, sarà una chiacchierata tra due realtà che si confronteranno su un tema della sostenibilità, un tema degli ESG. In questo caso approfondiremo il rapporto che c'è tra mondo degli investitori e poi anche la filiera degli investimenti e gli investitori finali. Ecco, io passerei subito la palla a Luca Giorgi, aprendo la discussione con una curiosità. Vorrei capire quanto è grande poi il mondo sostenibile di cui stiamo parlando. Sì, Elena, buongiorno, buon pomeriggio direi a tutti. Ringrazio il Salone Serai, Etica News per questa opportunità. BlackRock Incontra è un modo che ci piace anche per mostrare quello che è la sostenibilità nel mercato italiano e lo faccio molto volentieri con Fideuram Investimenti SGR e in questo caso con Davide Elli che conosco da tanti anni, con cui stiamo lavorando su diversi progetti sulla sostenibilità. Quindi lo faremo in una chiacchierata insieme, quindi abbiamo delle slide, ma se avete anche delle domande, comunque siamo qua per rispondere in questa circa mezz'oretta che abbiamo da passare insieme. Quindi, ed è importante anche perché nel ruolo di Davide, anche come responsabile dello sviluppo commerciale di Fideuram Investimenti SGR, può darci anche un'idea e un polso di quello che è il feedback della clientela finale e anche magari l'ultimo miglio capire la rete come sta prendendo il tema della sostenibilità. Allora, dicevi Elena, quanto è grande questo mercato? Allora, questa è un'ottima domanda come punto di partenza, perché è importante capire che questo è un fenomeno recente, ma è un fenomeno che sta crescendo moltissimo. Pensate che abbiamo recentemente passato proprio il trillion, quindi 1.000 miliardi di asset a livello europeo, sono 1.258, quindi 1.3 quasi trillion a livello globale. Per la prima volta, e questo mi rende particolarmente fiero e orgoglioso, è un trend europeo, quindi l'80% degli asset, quindi questo trillion è a livello europeo, abbiamo circa un 14% a livello Stati Uniti e il resto del mondo circa un 4%, no? Quindi è importante, è un trend che è partito dai paesi nordici, ma che vede l'Italia giocare oggi un ruolo fondamentale. Pensate che nei flussi, nella raccolta di asset sostenibili, è al secondo posto nel 2020, quindi al primo posto c'è la Francia e al secondo posto c'è l'Italia. Quindi dicevamo, è un mercato, questa è un'analisi indipendente da parte di Morningstar e valuta proprio quello che è, diciamo, il processo e l'approccio dell'advance, quindi quello che è realmente sostenibile. Poi parleremo della normativa e del fatto che ancora non c'è una normativa definita, ma sicuramente si può capire quali sono gli asset sostenibili da quelli che non lo sono e evitare un po' di greenwashing. Ecco, allora, spesso ci viene chiesto anche quanto è tra indicizzato e attivo. Allora ho portato questa slide. Considerate che la maggior parte oggi è strategie attive, quindi abbiamo circa 800 di questo trillion, abbiamo circa 800 miliardi di attivi e circa 200 miliardi di strategie indicizzate, e dove con iShares abbiamo cresciuto molto la nostra gamma proprio nel corso degli ultimi anni. È vero, qua è un trend molto forte, però parliamo di un trillion e se guardiamo la ricchezza complessiva europea siamo a circa 93 trillion, anche con la parte sia la parte real che financial asset, quindi in realtà è ancora 1%, è ancora una piccola percentuale, ma che sta in questo momento crescendo in maniera molto forte, lo vedete anche da questo grafico. Ecco, passiamo quindi, dopo aver mappato quello che è il mercato globale, quindi parliamo di un fenomeno di grande crescita, vediamo come BlackRock intende la sostenibilità e poi lo chiederò anche a Davide Elli, come Fideuram Investimenti SGR pensa alla sostenibilità e come l'ha integrata nei suoi processi. Allora, partiamo da BlackRock, lo abbiamo fatto non solo nella gamma sostenibile, perché spesso si pensa ai fondi, agli strumenti, agli ETF, che sono la parte finale. Abbiamo 151 miliardi di strumenti sostenibili, un numero molto grande, ma ripeto, questo è il punto finale del nostro processo verso la sostenibilità, perché si parte dalla ricerca, si parte dal tema dei servizi di advisory, quindi la ricerca, diamo a tutti i gestori di BlackRock metriche ESG delle società in cui investiamo, advisory di portafogli modello ESG con addirittura adesso abbiamo anche degli SMA, quindi le Capital Market Assumption sostenibili.
Poi c'è il tema fondamentale della stewardship, abbiamo 45 persone, un comitato che lavora su come votare, che decide come votare all'interno dei consigli di amministrazioni, quindi un team indipendente dal mondo BlackRock, che questo è fondamentale anche per il nostro commitment verso la sostenibilità. Aladdin, la tecnologia con delle metriche ESG, per arrivare poi all'integrazione nel 100% dei nostri processi di investimento attivi, e Larry Fink lo ha annunciato a inizio anno e l'obiettivo era farlo entro fine 2020, quindi ormai ci siamo, manca un mese e avremo integrato tutti i nostri processi di investimento attivi con metriche ESG, per arrivare, dicevo prima, al punto finale, alla gamma di soluzioni sostenibili, che sono 200 tra fondi ed ETF, sono 70 disponibili, 68 per l'esattezza, sul mercato italiano, ma ripeto, questa è la conclusione di un processo dell'integrazione della sostenibilità in tutti i nostri processi di investimenti. Quindi l'abbiamo messa al centro del modo in cui noi gestiamo i portafogli. Bene, ma passo la parola adesso e chiedo invece a Davide Elli di commentare poi come invece la sostenibilità è all'interno del mondo Fideuram Investimenti SGR. Allora, grazie Elena e grazie Luca e BlackRock per l'invito che cogliamo con grande piacere. Ma allora, innanzitutto faccio una premessa. Devo dire che siamo particolarmente fortunati perché facciamo parte di un gruppo che ha messo al centro la sostenibilità come propria missione. Sappiamo che Intesa Sanpaolo è un'azienda che ha sottolineato più volte l'importanza come dire, della crescita sostenibile e inclusiva tra i propri obiettivi. Questo ci rende, se vogliamo, ancora più semplice e naturale parlare di questi argomenti. Dal punto di vista di Fideuram Investimenti come asset manager, chiaramente integrato all'interno della divisione di Wealth Management, questo è sicuramente un aspetto al centro oggi, ma se mi permette ancora più al centro nel futuro, veramente in tantissimi modi. Stiamo integrando, diciamo, tutto l'aspetto ESG all'interno del modello di servizio. Devo dire, da questo punto di vista, Simone Chiellini e tutto il team che è arrivato qualche mese fa ci sta portando un po' per mano in questo percorso veramente significativo per noi. Stiamo integrando appunto tutti gli aspetti ESG all'interno del processo di investimento secondo i migliori standard dell'industria a livello internazionale, a livello di risk management. Stiamo cercando di anticipare quella che è la regolamentazione. Tutto questo sia perché lo riteniamo importante da un punto di vista ovviamente di responsabilità verso gli stakeholder, come dire, di questo mondo, se vogliamo, quindi non solo i nostri clienti, ma tutto l'ambiente e tutta la società che circonda il mondo degli investimenti, ma anche perché riteniamo che questo sia soprattutto responsabile verso i nostri clienti. Siamo convinti che la parte di sostenibilità sia diventata una terza coordinata, e ne parleremo magari dopo se avremo occasione. Di analisi e di profondità negli investimenti, quindi non solo rischio, non solo rendimento, non solo la performance, ma anche un aspetto di sostenibilità. Quindi io mi immagino un mondo tra non tantissimo tempo dove guarderemo i nostri investimenti con parametri classici di rischio e rendimento, di performance, ma anche di sostenibilità e magari addirittura di impatto su quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'altro tema importante è chiaramente l'offerta per noi, dicevamo prima. Il fatto di essere integrati come società di asset management con la distribuzione è stato uno dei punti di forza di Fideuram in tutti questi anni, fa sì che diciamo, questo tema della sostenibilità e dell'ESG sarà al centro anche della nostra offerta. Dicevi prima, vedete domanda, vediamo domanda sicuramente da parte della clientela finale, vediamo sicuramente trend in crescita, ma lo vediamo anche dalla parte B2B. Addirittura anche i portfolio manager, anche gli asset allocator all'interno del nostro investment center sono sempre più interessati a questi strumenti perché ne vedono il valore di performance. Sia per quanto riguarda diciamo, la nostra offerta in investimenti diretti dove abbiamo delle capabilities sulla parte azionaria, obbligazionaria e sempre più anche nel mondo sostenibile, e evidentemente tutta la parte di partnership di case terze dove insomma, siamo tra i più grossi allocatori europei in fondi terzi e creiamo delle partnership esclusive con le nostre controparti per dare i prodotti più di eccellenza in quest'area sul mercato con chi riteniamo insomma abbia non si improvvisi anche in questo mondo ma abbia un approccio alla sostenibilità come dire molto molto ben strutturato come appunto la partnership che abbiamo che avremo con voi su diverse soluzioni. E l'ultimo aspetto molto importante da sottolineare, poi concludo. Su questo punto per noi, nell'integrazione tra produzione e distribuzione, c'è tutto l'aspetto della comunicazione e dell'education. Evidentemente stiamo uscendo da un mondo in cui si vende il singolo fondo, ma entriamo in un mondo in cui c'è un modello di servizio. Ci sono tutta una serie di aspetti intorno agli investimenti e questo è altrettanto vero, ancora più vero nel mondo della sostenibilità, no? Credo che deve essere serio per tutti noi approcciare questo mondo in maniera strutturata, in modo da renderlo ancora più credibile e sostanziale per i nostri clienti.
E penso, Davide, questo sia un passaggio fondamentale, anche perché come selettore di fondi avete un osservatorio privilegiato anche a livello europeo. Quindi magari dopo torniamo su quello che stai vedendo come trend nella nostra industria. Ecco, però prima analizziamo ai motivi di questo successo, perché abbiamo visto un patrimonio in forte crescita. Ecco, ma come mai il mondo sta andando verso la sostenibilità? E allora abbiamo provato a prendere quali sono i pilastri di questa storia di successo, no? Partendo dal primo, che è un motivo normativo, a un motivo di flussi continui, a un motivo di performance e di rischio rendimento, a una componente di bilanci sostenibili che oggi sono disponibili, fino ad arrivare alla gamma sempre più completa. Però, ripeto, la gamma è il punto finale. In realtà la sostenibilità è in tutti i processi di investimento, nelle azioni che noi percorriamo quando gestiamo un portafoglio. No? E partire dal primo. Io parto sempre da questo perché l'Europa sta cambiando il passo in tutti gli ambiti, non solo finanziario. In realtà il numero di leggi per la sostenibilità in Europa sono maggiore sicuramente rispetto a quelli che sono negli altri paesi del mondo, in maniera importante, ma leggi che guardano non solo il mondo finanziario. Sappiamo che a marzo arriverà un nuovo standard degli investimenti sostenibili, così come MiFID 2, l'aggiornamento del tema della sostenibilità nei portafogli, così come normative in tutti i settori, no? Pensiamo al settore dei trasporti, quindi tutto questo sta portando verso investimenti nel mondo sostenibile. Ed è un primo punto fondamentale. Sappiamo come la normativa sia un trend che va a cambiare e incidere poi sui flussi in un determinato settore. Secondo tema, quello dei flussi continui. Allora, guardate questa slide. Nel 2018 gli investimenti sostenibili, ancora una volta questa è Morningstar, 75 miliardi. Nel 2019 170 miliardi. Nel 2020, e siamo year to date, siamo a fine settembre, sono 190, probabilmente chiuderemo intorno ai 250 miliardi. Quindi questo vedete come addirittura anno su anno raddoppiato, con anche nel mese più difficile, marzo 2020, raccolta positiva, e questa è l'unica categoria che ha avuto flussi continui durante tutte le settimane dell'anno. Quindi questo è importante, perché sappiamo quanto sia fondamentale poi avere i flussi e poter in questo modo ampliare anche quello che sono l'universo di aziende investibili. Quindi in questo momento normativa favorevole, grande momentum, quindi grandi flussi in entrata. E poi il tema, Davide, lo annunciavi anche poco fa, no? Il tema già può diventare questa una nuova metrica di valutazione delle aziende, no? Prima eravamo abituati a pensare ai fondamentali, abbiamo iniziato poi a guardare i multipli, i bilanci, l'esposizione fattoriale. Ci sono tante metriche per cui può essere guardata un'azienda. Ecco, adesso c'è anche la metrica della sostenibilità. Ecco, come la integriamo nei tradizionali sistemi di gestione e poi anche di analisi delle aziende? Guarda, è esattamente così, è esattamente così. E vale sia per la valutazione delle aziende, ma vale anche, come dicevamo prima, nella valutazione dei fondi terzi, per esempio. Processo investimento sostenibile, risk management sostenibile, approccio, diciamo, a tutte le proprie attività e l'impatto che c'è appunto nel resto diciamo, tutti gli stakeholder ambientali e sociali che ci siano. Quindi si integra assolutamente nell'analisi, lo sarà secondo me ancora di più. E la cosa interessante è che diciamo, affrontando queste tematiche ESG si vanno ad affrontare dei rischi di lungo termine. L'abbiamo detto tante volte, molti di questi rischi climatici, sociali e rischi, se vogliamo, anche per esempio di diseguaglianza, no? Di distanza, di povertà, sono rischi investimento nel lungo termine. Questo è un punto molto importante, non è soltanto un aspetto di responsabilità. E lo abbiamo visto, per esempio, in questo contesto Covid. Se guardiamo i numeri, per esempio, dei fondi terzi che noi analizziamo all'interno dei nostri database che selezioniamo, per quello che dicevi, con un osservatorio, insomma, diciamo privilegiato e 16 professionisti in Italia e all'estero che si occupano di questa attività. Abbiamo visto che la performance dei fondi catalogati come sostenibili o comunque con un taglio più sostenibile si sono classificati nei nostri peer group di analisi, nelle strategie primo o secondo quartile nell'anno, e questo è ancora più vero se si guarda 2 anni. Questo è molto importante. Investire in un'azienda sostenibile significa un'azienda che guarda a lungo termine, che ha un bilancio più sostenibile, un approccio al debito più sostenibile. Qui ci sono tanti aspetti che rendono molto più resilienti questi investimenti in contesti difficili di mercato. Ovviamente ci sono anche degli aspetti da tener conto a livello di risk management, dei bias di stile sulla parte quality, se vogliamo, no? Quindi anche questo è da considerare nella costruzione del portafoglio, ma se vogliamo rafforza ancora più la tesi che investire in società sostenibili è investire in società di qualità. Insomma, i numeri sono sicuramente molto, molto confortanti da questo punto di vista. E lo vediamo anche nella pagina che stai facendo vedere, no? Quindi il 94% degli indici della categoria Morningstar contabile sostenibile ha dimostrato di battere i relativi indici comparable globali non sostenibili. Questo secondo me è veramente un'indicazione molto importante. Poi lasciami dire un'altra cosa solo in conclusione
di tutto questo, diciamo, di questa premessa che abbiamo fatto fino adesso, lo vedevo prima nella chart che facevi vedere, insomma, è bello vedere l'Europa avanti in quest'area, è bello vedere l'Europa essere leader a livello globale, no? Nel mondo della sostenibilità, e devo dire che vediamo lo stesso anche in questo settore. La raccolta sta arrivando in particolare dall'Europa, c'è un particolare interesse, sicuramente può fare, insomma, non può che far piacere. E Davide, proprio quello che dici è anche un po' la cultura e la mentalità italiana, no? Perché se guardiamo la categoria che ha raccolto di più nel 2019 e nel 2020 è l'azionario tematico settoriale sostenibile, no? Quindi in realtà è una categoria abbastanza allargata se guardiamo i fondi, ma se guardiamo anche gli ETF, perché l'investitore italiano tocca con mano l'investimento, no? Quante volte, Davide, abbiamo parlato magari in eventi con i clienti finali di duration, di VIX, di banche centrali, e questi erano un po' concetti astratti, no? La bellezza è che oggi parliamo di cose concrete. Ecco, vedi anche questo, magari ti faccio una domanda poi nel mezzo della presentazione, ma secondo me questo è interessante, l'hai stimolato col tuo discorso. Vedi un investitore finale oggi che è più sensibile e che preferisce investire in maniera concreta nella sostenibilità? Assolutamente sì, assolutamente sì. Devo dire, se fino a un anno e mezzo fa, due anni fa, era sicuramente un tema stimolante a livello intellettuale, se ne capiva la potenzialità, ma ancora non era espressa. Oggi un interesse molto concreto, anche molto commerciale oggettivamente, perché quando, ripeto, c'è un allineamento tra l'interesse del cliente, una narrativa sicuramente che fa piacere a tutti, perché credo che, insomma, tutti viviamo in questo mondo e capiamo bene, insomma, che prenderci cura del patrimonio dei nostri clienti e prenderci cura del mondo circostante, alla fine sono due aspetti che vanno insieme, c'è sicuramente interesse, ci sono tante domande, sicuramente richiesta di prodotti, come dicevo, richiesta anche di supporto, educazione e come dire, trasparenza anche su questo aspetto, che è molto, molto importante. Immagino, scusa, concludo solo il commento, immagino che il prossimo passaggio futuro sarà passare veramente da una trasparenza che stiamo raggiungendo anche a livello regolamentare a un momento in cui ci dovrebbe essere anche una misurabilità dell'impatto e degli effetti. Già ci stiamo avvicinando, ma lo sarà sempre ancora di più. Ecco, questo, Davide, sarà fondamentale, tra l'altro anche questo fenomeno un po' del greenwashing, no? Cioè del fatto che comunque magari le intenzioni sono molto buone, ma poi in realtà le aziende stanno andando meno, o magari anche i fondi a volte, perché come dicevi tu, questo si applica sia quando valuto un'azienda, ma anche quando valuto poi un comparto, un ETF. Allora, la cosa importante è che abbiamo sempre più dati sulle aziende sostenibili, no? Quindi pensate che l'S&P 500, come diceva prima Davide, per una volta questo è un trend europeo che ci piace, quindi l'America sta seguendo. Comunque l'S&P 500 in realtà oggi ha l'86% delle società che pubblicano bilanci sostenibili, rispetto a un 20% che era nel 2011. Quindi oggi ci sono tantissimi dati, e questi dati devono essere in qualche modo analizzati per costruire i prodotti, no? Quindi anche qua l'importanza di una macchina di gestione del rischio e l'importanza dei big data per analizzare i portafogli, no? Questo penso che sia anche cruciale. Bene, vediamo alla parte conclusiva, no? Perché adesso entriamo un po' nell'offerta, poi cosa vuol dire fare investimento sostenibile? Allora, porterò quello che è diciamo l'idea di BlackRock, e poi mi collegherò anche e chiederò a Davide di analizzare un pochettino di più la parte anche di impatto, no? E anche di commentare poi quello che è il pensiero di Fidelio Investimenti SGR. Allora, ci sono, l'industria ha diciamo, abbastanza condiviso l'approccio, ci sono due approcci, l'avoid o l'advance, no? Quindi l'avoid, io vado a escludere determinati settori, però diciamoci la verità, noi non pensiamo che sia questo l'investimento sostenibile, cioè posso farlo, abbiamo tante masse in queste categorie, però fondamentalmente vado a fare uno screening, quindi escludo settori come il gioco d'azzardo, le armi nucleari, le armi di distruzione di massa, l'intrattenimento per adulti, tutti quei settori che hanno un'implicazione poi su quello che è l'ambiente, sul social, sulla governance, però in realtà non vado in questo modo a escludere tutte le società non virtuose, quindi escludo alcuni settori, ed è l'approccio della void. Quello che a noi interessa oggi è l'approccio dell'advance, perché in questo caso vado a privilegiare i migliori comportamenti. Allora, qua lo posso fare in tre modi, almeno questo è la nostra gamma, però ripeto, questo è abbastanza un approccio condiviso. Quindi c'è il mondo broad ESG cosiddetto, dove io vado a vedere tutte le metriche sulla parte ambientale, sociale o di governance, e vado a costruire o fare un mirroring, quindi quei portafogli che erano costruiti con building blocks, equity, settoriale, a parte magari obbligazionaria, multi-asset, e vado a costruire il medesimo in versione sostenibile. Magari lo posso fare ponderando maggiormente le società più virtuose, oppure addirittura con l'approccio best in class. No, best in class vuol dire che inserisco solo le migliori società. Ad esempio, qua vedete la gamma attiva e la gamma indicizzata, dicevo abbiamo 78 comparti,
parlo di iShares, ad esempio, tutta la gamma SRI, quindi diciamo la parte massima dell'esposizione ESG, dove vado con l'approccio best in class solo a inserire negli indici quelle società davvero virtuose, quindi dal BBB in su, l'investment grade come rating ESG. Oppure nel mondo attivo abbiamo ad esempio soluzioni come ESG Multi-Asset, è un fondo multi-asset sostenibile che sta avendo molto successo e sta performando anche molto bene, oppure posso avere, non so, obbligazionario emergente ESG, obbligazionario europeo ESG, obbligazionario corporate, quindi singoli building blocks. Una seconda gamma invece, dicevo prima, che vanno molto di moda in Italia sono le soluzioni tematiche. Qua è importante chiarire questo punto, no? Perché spesso viene confuso l'investimento tematico con l'investimento sostenibile. Non è detto che l'investimento tematico sia sostenibile. Next Gen Tech, il nostro fondo tematico che conoscete molto bene, le nuove generazioni di tecnologie, non è un investimento sostenibile, è un tematico ma non è sostenibile. Allora, cosa vuol dire tematico sostenibile? Che deve esserci un investimento in una strategia che abbia una connotazione sostenibile, quindi sia legata a un trend in questo momento sostenibile. Faccio qualche esempio. Energia sostenibile, ovviamente, sustainable energy. Il futuro dei trasporti, future of transport. L'economia circolare, abbiamo un fondo sull'economia circular economy, il tema del nutrition con la nutrizione, quindi queste sono quattro strategie attive che lavorano su un singolo tema, quindi in questo caso non vado su tutto lo spettro di soluzioni ESG e di metriche ESG, ma solo su un singolo tema. Oppure in ambito indicizzato, anche qua iShares, clean energy ancora, la parte di smart cities, inclusion and diversity, oppure qua ho messo un esempio di un bond, di una parte indicizzata di un bond sul climate change. Quindi qua l'investimento tematico vado a fare una scommessa singola. La domanda che ci viene spesso fatta è quanti ne inserisco? A vostra discrezione non ne metterei uno solo, ecco, ne metterei magari tre o quattro o magari un prodotto che possa mixarle. Quindi la parte core metterei una parte broad ESG, quindi che possa essere fatta con multi-asset o singoli mattoncini azionari o obbligazionari. La parte tematica, anche qua, due o tre temi. Per arrivare alla parte impatto, dove invece c'è più un collegamento diretto con un investimento in economia reale, dove valuto quello che è l'impatto poi sulla realtà dell'investimento finanziario. Ecco, magari, Davide, visto che voi siete esperti in questo e avete costruito negli anni diverse soluzioni, poi anche nel mondo degli alternativi, nel mondo degli liquidi, private markets, ecco, come possiamo valutare com'è una gamma di strumenti sui mercati privati sostenibili? Ma guarda, il percorso che hai fatto alla carrellata, diciamo, da esclusione advanced fino ad arrivare all'impatto, è un percorso veramente molto lineare, molto chiaro dell'evoluzione e di tutta la gamma degli strumenti di esposizione sul mercato. Insomma. Noi, come sai, sull'economia reale è un'area in cui abbiamo creduto, insomma, come Banca Fideuram, come Intesa San Paolo Private Bank e Fideuram Investimenti già da diversi anni, anche quando diciamo non era forse così scontato sul mercato. Abbiamo costruito una piattaforma distintiva proprio per veicolare i risparmi, una parte dei risparmi dei nostri clienti a questa asset class che rende e dà un premio di rendimento nel lungo termine. Ovviamente quando si parla di impatto, quando si parla di sostenibilità, il mondo dei mercati privati può e avrà, dal mio punto di vista, un ruolo chiave, ancora più nei mercati pubblici, perché la catena di trasmissione tra ottenere un obiettivo e investire denaro è più corta. Cioè l'effetto che tu hai sul management, possedendo una società, incentivare il management nella direzione dell'impatto è molto più corto, molto più veloce. E questo effetto è ancora più amplificato dal fatto che l'impatto positivo, non solo per l'ambiente e per la società, ma anche per l'investimento, è molto più veloce. Se tu ci pensi, Luca, chi investe in efficienza energetica in un'azienda ha un vantaggio economico già dal primo anno, in termini di costi. Evidentemente, oltre al vantaggio per l'ambiente, per di più per un investimento che può spalmare su tanti anni con un valore di patrimonializzazione che gli rimane, no? Quindi evidentemente quando questi due fattori vanno assieme l'impatto è più forte, c'è un rischio rendimento ancora più interessante per il cliente e la direzione è quella giusta. Diciamo che gli ambiti di applicazione, adesso faccio il caso dell'efficienza energetica, ma sono tantissimi, perché possiamo pensare all'area del benessere umano, crescita, consumi, cure mediche, assistenza sociale, educazione dell'infanzia, come dire, servizi finanziari assicurativi, c'è tutta quest'area, c'è l'area ambientale, evidentemente energia pulita, acqua pulita, efficienza energetica, gestione dei rifiuti, no? Sono tutti temi assolutamente attuali.
è di grandissima attenzione anche alle politiche fiscali, per finire al tema delle infrastrutture e dei trasporti, e non solo le infrastrutture, diciamo, intese come le intendiamo magari nella nostra immaginazione tradizionale, ma tutte le infrastrutture innovative, mobilità elettriche, smart grid, storage di energia, sicurezza industriale, connettività. Ecco, insomma, tutte queste aree ci può essere veramente un impatto. Qua vedete alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che dal nostro punto di vista possono essere più impattati e supportati dall'attività dei mercati privati, ma evidentemente possono variare da area a area. Noi ci crediamo molto, pensiamo che come dire, si possa veramente in quest'area congiungere due obiettivi diversi, ma alla fine con un unico scopo, che è quello come dire, di far sì che il risparmio e il futuro dei nostri clienti siano preservati da tutti i punti di vista. Tra l'altro, Davide, mostravi proprio, mi piace molto anche il tema con i principi dell'ONU e con un obiettivo, con un'agenda comunque 2030 che sta arrivando, no? Quindi sicuramente un impegno che tutti noi abbiamo preso, che deve essere in qualche modo perseguito, e la finanza, diciamo il settore bancario come settore finanziario, come l'asset manager può essere un grande volano. Quindi questo secondo me è un concetto che oggi è molto vicino al cliente finale, no? Perché prima si pensava fosse quasi un limite, invece questo è un grande vantaggio che possiamo avere, no? Quindi questo mi piace molto, e devo dire anche è importante fare un'attenta analisi e osservazione. Tra l'altro noi oggi abbiamo vinto il Salone Sarai, abbiamo vinto due premi sugli ETF dei shares, l'MCI Europe e Japan. Ecco, magari la domanda che volevo farti in generale, vedo che ci sono un paio di domande dal pubblico, magari te ne faccio prima una di vederle, te ne volevo fare una su dal tuo osservatorio, come si sta muovendo l'industria? Cioè che cosa vedi? C'è qualcuno più veloce, qualcuno più lento, qualcuno che lo crede davvero e qualcuno che magari si sta adeguando? Ecco, come vedi il cambiamento del mondo del risparmio gestito? Senti, è veramente stimolante, nel senso che le iniziative sono tantissime, e devo dire, come ti dicevo, che in Europa in particolare c'è un fermento, insomma, da tutti i punti di vista. A livello, se ragioniamo col cappello, diciamo, non dell'investimento diretto, ma col cappello della selezione di fondi terzi, della partnership e del monitoraggio dell'offerta di mercato, sta accelerando in maniera molto importante. E per questo, come sempre, ci sono anche delle sfide, no? Quando questo accade così velocemente. Secondo me è molto importante, secondo noi è importante approcciare appunto questo investimento in maniera molto seria, e soprattutto gli investimenti e la scala sono importanti per affrontare questo tipo di approccio. Come citavo prima, insomma, noi come uno dei principali wealth manager in Italia, uno dei principali in Europa, abbiamo investito e stiamo investendo molto in quest'area, ma non ci si può improvvisare, evidentemente. Non basta, come dire, hai parlato prima di greenwashing, non basta soltanto un'etichetta. Ecco, questa è un po' la sfida, secondo me, vera. Ci deve essere una sostanza, e vediamo da questo punto di vista che ci sono assolutamente delle controparti, della realtà, che stanno investendo veramente tantissimo in quest'area e creando un sacco di valore, poi questo crea un effetto volano. Quindi cosa vedo? Sono molto positivo, siamo molto positivi su questo settore, insomma, anche dal punto di vista offerta. Parlo di private markets, l'ultimo prodotto che abbiamo lanciato potrà investire fino al 30% in investimenti sostenibili nei mercati privati, e insomma la nostra offerta anche in futuro avrà sicuramente un occhio di riguardo a quest'area da tutti i punti di vista. Ecco, tra l'altro vedo la domanda che stava arrivando per me sul tema di quali sono le esigenze emergenti degli investitori istituzionali, che strategie e soluzioni ricercano maggiormente. Allora, questo è interessante, questa domanda, perché ci sono due approcci diversi. Allora, spesso si dice che l'investitore istituzionale anticipi le mosse del risparmiatore retail, magari anche qua mi interessa poi un po' il parere di Davide. Allora, in realtà noi vediamo due approcci diversi. Allora, il mondo istituzionale sta andando verso la conversione di portafogli to core, di tutti i portafogli, però step by step. Cioè, cosa vuol dire? Che hanno iniziato utilizzando strumenti screened, quindi io ho un portafoglio, vado inizio in 10, 20, 30, 40%, tolgo un'esposizione tradizionale a un indice magari europeo o azionario globale, metto lo stesso screened, cioè vado a togliere i settori controversi. Poi magari dopo un anno lo screen lo sposto e metto magari un advance, quindi vado a mettere una ponderazione maggiore verso le società più virtuose. Poi magari il terzo o il quarto anno andiamo verso un SRI, no? Quindi con l'approccio best in class. Invece l'investitore retail finale e il mondo wealth anche delle reti, c'è un salto, cioè direttamente dal portafoglio tradizionale si va direttamente al best in class, cioè si evita la parte screened e la parte enhanced e si va direttamente al best in class con le migliori società più virtuose. Quindi è
E se guardiamo i prodotti di successo della domanda, io devo dire che allora i tematici ancora tantissimo, cioè energia sostenibile, tra l'altro energia sostenibile è il secondo titolo in portafoglio Enel, quindi la gente si sente anche vicino comunque alle tematiche italiane, quindi futuro dei trasporti anche, molto successo commerciale. ESG multi-asset, perché forse è un modo per comprare una soluzione che le mette tutte insieme, la nostra soluzione sta facendo molto bene, e poi anche circular economy sta arrivando, e sulla parte iShares, anche qua, clean energy, la parte di SRI, quindi la parte di il bond climate change, quindi qualcosa sempre di legato al concreto. Questo è quello che stiamo vedendo noi sul mercato italiano. Davide, vedi lo stesso? E magari c'è una domanda di te, invece non so se hai letto la domanda che era arrivata per te nella chat. Comunque inizia, magari rispondimi se vedi lo stesso e poi ti faccio anche la domanda, non ti preoccupare, te la faccio io la domanda che è arrivata. Non la vedo, fammela tu che mi sono perso nei meandri della nostra chat. No, allora ti dico, vediamo le stesse tendenze, sono queste. Tra l'altro noi, come sai, con una delle nostre soluzioni di investimento, che è quella di Fogli, abbiamo catturato molti di questi trend tematici, insomma, anche qua da diversi anni, no? E, per esempio, sul lato Macapidero, una soluzione che va proprio a cogliere tutte queste aree di innovazione, permettendo al cliente di scegliere. La domanda c'è, forte dal cliente finale, cioè sul tematico, per due ragioni: molto comprensibile la storia, la narrativa passa, efficace, ma ti dà anche un'idea della convinzione del cliente finale, che una volta che sposa un tema è disposto a, come dire, anche gestire, se vogliamo, una volatilità maggiore rispetto magari a un investimento banalmente obbligazionario, perché nella maggior parte dei casi parliamo di azionario in questo caso, ma perché comprende il tema e vede che c'è un totale allineamento tra le sue aspettative e quello che succede. Questo secondo me è anche molto importante nel creare un impatto positivo con i nostri clienti, quindi questo è un aspetto che sicuramente c'è. Ripeto, è importante preservare la qualità di come abbiamo questo servizio. Questo parlo, insomma, un po' come industria. E tra l'altro, Davide, la domanda poi era proprio questa, nel senso che era un po' nato prima l'uovo la gallina, nel senso è l'offerta dei prodotti che è sempre più ampia, che traina le scelte dei consulenti, oppure dall'altra parte sono i clienti finali che con una richiesta sempre maggiore di prodotti sostenibili trainano poi le reti a ampliare l'offerta con soluzioni più sostenibili? Ecco, dall'alto... Mi sento di dire che c'è una contaminazione molto forte, cioè è bene che le due cose vadano assieme, perché se una va da una parte e non c'è l'altra, evidentemente c'è un problema o di offerta o di proposizione commerciale. Le due cose vanno assieme e siamo sicuramente molto contenti dei risultati che stiamo vedendo anche nell'area dei private market. Cioè, veramente questo è un effetto trasversale, lo vediamo, ripeto, sulle capability dirette, sulla parte in partnership a case terze, da prodotti obbligazionari, azionari, fino ad arrivare ai private market. Quindi è un fenomeno veramente che diamo a livello trasversale. Ripeto, credo che sia molto importante per le soluzioni finali dei clienti approcciare a tutto quello che abbiamo raccontato oggi, che è un mondo estremamente eterogeneo, no? In cui, ripeto, l'improvvisazione è qualcosa sicuramente di non applicabile, avere un modello integrato, nel nostro caso produzione e distribuzione, che quindi lo inserisce all'interno di un modello di consulenza guidato, dove evidentemente c'è una domanda da parte della clientela, ma può essere una domanda guidata e seguendo anche, cercando di portare il nostro servizio guidando nei temi che riteniamo di qualche modo più interessanti. Questo secondo noi è molto molto importante, comunicando e educando. Bravissimo, e finisco con questo tuo tema, perché poi ripasso la parola ad Elena, ma è proprio questo il punto: comunicando, educando. Penso che il lavoro che stiamo facendo insieme, no? Perché poi ci dimentichiamo di quanto sia importante la partnership tra fabbrica, tra distribuzione, no? Quindi il fatto di educare il cliente finale. Un cliente finale non può sapere. Adesso Etica News fa ogni anno un'analisi, un atlante con SRI, no? Con tutti i fondi che ci sono, e sono tantissimi, no? Solo di BlackRock ce ne sono 200, ce ne sono 68 in Italia, ma se li mettiamo insieme sono migliaia. Allora è impossibile essere informati su tutti per il cliente finale. Allora unirsi e comunque sposare un consulente che possa avere dal lato suo anche il supporto di una fabbrica distribuzione come quella Davide vostra, che gli permetta anche di avere una guida su quali sono i migliori strumenti da utilizzare, dei wrapper che possono aiutarli poi a inserirli nei portafogli e delle indicazioni anche di mercato, no? Quindi il rapporto è sempre fondamentale. Noi gestiamo i portafogli, noi gestiamo i mercati, gestiamo le metriche ESG, così come fate voi sulla selezione.
ma però sappiamo che il consulente finale poi ha il compito forse anche più difficile che quello di gestire l'emotività e la pancia del cliente, no? Però penso che lo stiamo facendo davvero bene insieme. Assolutamente, hai toccato un punto chiave, la consulenza al centro, l'ho detto prima, nel nostro modello di servizio sono tutti strumenti molto utili, l'importante è che sia integrato, come dire, consistente e soprattutto, come dicevamo prima, trasparente e misurabile, sono tutti aspetti molto importanti che sono un po' la chiave alla fine, il mantra della nostra attività. Grazie Davide, grazie mille per la collaborazione. Grazie a voi, grazie. Live talk, grazie, ecco. Allora, io... Grazie. Vi ringrazio anche io, ringrazio anche Luca per aver citato il lavoro fatto da Etica News in questi anni con l'Atlante SRI, che ha visto in effetti un'evoluzione importante dei fondi, e anche assolutamente condividiamo il lavoro e l'impegno nel condividere anche il tassello finale, diciamo, per tutta questa filiera degli investimenti, il consulente che è al centro proprio della trasmissione poi all'investitore finale. Allora, ringrazio ancora Luca Giorgi di BlackRock e Davide. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti, buona serata, grazie Luca. Buona serata. Occasione anche per salutare tutte le persone che si sono connesse, perché il salone SRI si sta chiudendo in questi minuti. Alla prossima edizione, grazie.